Glielo dato Gesù Cristo. Già abbiamo parlato del passaggio da questa vita alla vita eterna, attraverso quel giudizio che viene misurato da Dio su di sé, oggettivamente giudicati, dunque, valutati per quello che siamo. Abbiamo parlato del bisogno anche della purificazione, dello stato di purgatorio. Oggi purtroppo dobbiamo parlare anche di inferno perché fa parte della fede della Chiesa Cattolica. E allora cerchiamo di intenderci bene, per non banalizzare una realtà così tremenda, che di fatto c'è, vediamo in che senso. Al numero 212 del compendio, che ha il suo corrispondente 1033 successivi del catechismo della Chiesa Cattolica, la domanda posta è in che cosa consiste l'inferno? consiste nella dannazione eterna di quanti muoiono per libera scelta in peccato mortale. La pena principale dell'inferno sta nella separazione eterna da Dio, nel quale unicamente l'uomo ha la vita e la felicità, per le quali è stato creato e alle quali aspira. Cristo esprime questa realtà con le parole via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno. E siccome nessuno di noi che ascolta queste parole è deciso a lasciarsi travolgere da questa realtà che è l'inferno, parliamone allora con molta libertà, possibilmente con una certa chiarezza, per evitare alcuni equivoci. Anzitutto, L'inferno non è un luogo topografico, è una condizione di vita, è un modo di relazionarsi del nostro io con Dio, con gli altri, con la creazione. Fondamentalmente è la volontà decisa, determinata, caparbia, superba testarda di non, avere, di non volere spartire nulla con Dio, di essere dall'altra parte, insomma. Dio cacciato fuori dall'uomo. Non c'entra più nulla, eppure l'uomo è fatto per questa realtà che è Dio che l'ha voluto esistente. Ho già detto che la realtà dell'essere inferno più che di andare all'inferno, è dentro di noi l'inferno, Diceva già l'innominato, l'inferno nel cuore, aveva capito bene, il Manzoni sapeva che cos'è la dottrina della Chiesa Cattolica. L'essere inferno è peggio che andare all'inferno. L'inferno è nel cuore, dove Dio non c'entra per nulla, viene squalificato, dove al centro di tutto sta l'io egoista superbo. Ma per essere così non è un momento di smarrimento, al contrario, l'essere inferno si costruisce durante la vita, quando ha il sopravvento in noi la superbia. Consapevolmente voluta questa realtà dell'essere inferno, del vivere senza Dio, separati da lui, contro di lui, contro ogni forma di indirizzo che lui ci ha dato per vivere bene da uomini superbamente, ho detto, testardamente. Questa separazione da Dio è il vero tormento per l'eternità. Ma ha il senso anche del fallimento. L'uomo è fallito in quanto uomo perché lo ha voluto con determinazione con piena libertà, con responsabilità. E Gesù dirà: via lontano da me. Che cosa vuol dire per Lui che è venuto per salvare tutti? Costretto a fermarsi di fronte alla libertà dell'uomo. Dio non vuol costringere nessuno a stare con Lui. Dà a tutti la possibilità, fino all'ultimo respiro, di essere con Lui di decidersi per lui, ma oltre Dio rispetta l'uso malvagio della libertà a costo di essere respinto dall'uomo. A numero 213. Come si concilia l'esistenza dell'inferno con l'infinita bontà di Dio? Dio pur volendo che tutti abbiano modo di pentirsi, tuttavia avendo creato l'uomo libero e responsabile, rispetta le sue decisioni. Pertanto è l'uomo stesso che in piena autonomia si esclude volontariamente dalla comunione con Dio se fino al momento della propria morte persiste nel peccato mortale rifiutando l'amore misericordioso di Dio. Quello che abbiamo appena detto. Si tratta cioè di una decisione vitale lungo il percorso della vita. Non è un momento detto, in cui uno perde la testa, ma poi sa anche ritornare alla saggezza. È una decisione maturata a lungo di essere un egoista, come Satana, di essere un reprobo, di amare la menzogna, di essere un omicida fin dall'inizio, come direbbe Giovanni, come Satana appunto. Cioè è il persistere nel peccato mortale peccato mortale inteso in senso più profondo, proprio il rifiuto di Dio, vivere per se stesso. Paolo direbbe che non dobbiamo vivere per noi stessi, ma vivere per Dio. E rifiutando fino all'ultimo l'amore misericordioso di Dio che bussa sempre al cuore dell'uomo per farne un suo figlio redento. Fino all'ultimo istante, all'ultimo respiro, Dio bussa alla porta del cuore dell'uomo, ma sta in attesa, non può costringere nessuno, bussa che rispetto della libertà a costo di perdere il rapporto filiale con un suo figlio voluto esistente. Al numero 214. Il giudizio finale universale in che cosa consisterà? Il giudizio finale universale consisterà nella sentenza di vita beata o di condanna eterna che il Signore Gesù, ritornando quale giudice dei vivi e dei morti, emetterà a riguardo dei giusti e degli ingiusti, riuniti tutti insieme davanti a Lui. A seguito di tale giudizio finale, il corpo risusciterato parteciperà alla retribuzione che l'anima ha avuto nel giudizio particolare. Dunque ci sarà anche un giudizio, una valutazione universale di tutta l'umanità. Insomma, non c'è nulla della vita dell'uomo, della sua storia che possa sottrarsi alla misura di Dio. Tutto è misurabile su Dio. Il bene e il male. È bene ciò che è bene agli occhi di Dio e secondo la sua volontà di salvezza. È male ciò che è male agli occhi di Dio ricorderebbe il salmista ciò che è male ai tuoi occhi. Io l'ho fatto, che oggi si affida alla misericordia. Questa valutazione, cioè del valore che ha avuto la storia umana, di tutte le persone di ogni epoca, di ogni nazione, sotto lo sguardo di Dio, nessuno può sottrarsi a questa vera valutazione. Giusti o ingiusti, lo siamo in rapporto a Lui. E quella valutazione che Dio esprime nei riguardi di ogni persona dunque, per cui ogni persona è valutata se è in Lui o da purificare o se invece è contro di Lui, ciò avviene anche nell'insieme della realtà umana. Il giudizio universale riguarda l'insieme dell'umanità. Al numero 215, quando avverrà questo giudizio? Questo giudizio avverrà alla fine del mondo di cui solo Dio conosce il giorno e l'ora. E non c'è nulla da aggiungere a questo riguardo. Allora passiamo alla domanda successiva, al 216. Che cos'è la speranza dei cieli nuovi e della terra nuova? Dopo il giudizio finale, lo stesso universo, liberato dalla schiavitù della corruzione, parteciperà alla gloria di Cristo con l'inaugurazione dei nuovi cieli e di una terra nuova. Sarà così raggiunta la pienezza del regno di Dio, ossia la realizzazione definitiva del disegno salvifico di Dio, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Dio allora sarà il tutto in tutti nella vita eterna. I cieli nuovi e la terra nuova. È difficile poter dare una configurazione tematica, culturalmente sostenibile a questa immagine. Cieli nuovi e terra nuova. C'è come un bagliore, insomma, davanti a noi, dato dalla fede cattolica per dire che tutto sarà rinnovato. Però non possiamo dire come, che cosa avverrà. Direbbe l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, che anche la creazione sarà riscattata, entrerà a far parte della gloria dei figli di Dio. Comunque non c'è dubbio che ci sarà questa palingenesi vera e propria, cioè un rinnovamento di tutta la realtà cosmica. Ma soprattutto sarà il rinnovamento dell'uomo. Perché Dio Dopo aver sottoposto ogni creatura su Cristo, subordinandolo a Cristo, fare in modo che Dio sia il tutto in tutti, cioè chi è salvato sarà riempito di Dio. Certo, non come dire che Dio ci stia in ogni persona, è impossibile, Dio è l'assoluto, è l'infinito. Ma la sua persona è riempita di Dio, del suo amore e della sua verità i cieli nuovi, la terra nuova. E allora ricapitolare tutto in Cristo vuol dire far convergere dunque lungo la storia tutto verso di lui. Cristo come capo, capo dell'umanità, come la guida, il principio della creazione e della ricreazione. Il Cristo è la nostra grande fortuna. Credere in Lui perché credendo in Lui, morto e risorto, noi abbiamo delle possibilità immense di capire chi siamo, da dove veniamo, in chi viviamo, verso che cosa siamo destinati. Ciò che ci attende è la nostra pienezza di vita, è il meglio, è vero, tante volte lo sento dire, anche da persone anziane. Sì, so che dovrò finire, ma quanto più tardi possibile, perché mi piace questa vita e non dobbiamo mai disprezzarla. E poi avremo tempo per l'eternità, spero che non lo dicano neanche i religiosi e le religiose, per l'eternità. Non, non si fa attendere l'eternità. Quando arriva, certo, senza alcuna pretesa, non c'è dubbio, ma quella è la vera nostra... Destinazione facendo in modo che Dio sia il tutto di me, questo senso di sponsalità con Dio, dove nulla del mio essere si sottrae al suo amore trinitario. Ecco a che cosa tendiamo, ecco qual è la destinazione del nostro vivere terreno, se non ci fosse questa destinazione oltre la barriera della morte l'essere in dio totalmente posseduti da lui nella pienezza della gioia, della pace, dell'armonia in questo insieme di salvati no non valeva la pena di venire al mondo ma se questo si verifica e vale solo la pena di venire al mondo in qualunque condizione fisica, sociale, economica e arriviamo a quel Amen, al numero 217. Che cosa significa l'Amen? L'Amen dal Credo, si conclude con l'Amen, appunto, che conclude la nostra professione di fede, la parola ebraica Amen, che conclude anche l'ultimo libro della Sacra Scrittura, alcune preghiere del Nuovo Testamento e quelle liturgiche della Chiesa, significa il nostro sì, fiducioso e totale a quanto abbiamo professato di credere, fidandoci totalmente di Colui che è l'Amen definitivo, Cristo Signore. Amen, Hemet, richiama la roccia, richiama la fedeltà assoluta di Dio. Quando diciamo Amen, sono certo, sicuro, come una casa costruita sulla roccia perché la, la mia roccia è la fedeltà di Dio. E passando in rassegna a tutti quanti gli articoli della fede cattolica espressi dal credo niceno costantinopolitano, affermando la conclusione, amen, vuol dire sono certo. La fede della Chiesa, cioè, non è l'abile, non è un speriamo che. È vero, siamo presi un po' tutti dai dubbi, dalle incertezze. Qualche nebbia... Qualche stato di nebulosità può capitare a tutti, anche a chi fosse immerso in Dio tutti i giorni. Speriamo soltanto di non essere parte di coloro che sono talmente scettici da, da non credere affatto, perché il credere è luce, è luce che illumina le nostre giornate, sapendo dove andiamo, qual è la nostra direzione, il nostro approdo. Speriamo di non essere parte di coloro che squalificano, negano Dio in un ateismo teorico e soprattutto in un ateismo pratico. Noi abbiamo la certezza, la Chiesa ci dice, ecco qual è il cammino dell'uomo sulla terra, ecco qual è la sua destinazione. Siatene certi, anche quando con la mente umana non foste sufficientemente limpidi. Non è questione di una certezza della ragione, è la certezza della fede a cui la ragione stessa si consegna. Che allora consegnandosi a questa certezza della fede cattolica, che ha duemila anni ormai di storia vissuta da tanti Santi, da tante persone che sono lasciate raggiungere da questa fede apostolica e cattolica, noi pensiamo che di fatto questa sia la nostra grande risorsa, la più grande risorsa affidata all'uomo, certo è anche la mente umana, è la sua ragione, è la sua volontà, è la sua libertà, immense ricchezze per l'uomo. Ma la più grande ricchezza è quella fede che ci è stata trasmessa dal papà e dalla mamma, dai nostri genitori il giorno del nostro battesimo, che vale ancora più, o comunque non certamente di meno, del giorno della nostra nascita alla vita terrena, quel giorno che è anagraficamente segnato. L'amen. Per tutta la Chiesa risuona questo amen. È Cristo Gesù, l'amen del Padre. E lui la fedeltà di Dio all'uomo, perché l'uomo si è reso capace di dire con la mente, con il cuore e con la vita il suo Amen a Dio. Auguri a tutti.